Tra tanti festival che stiamo raccontando in questi giorni, pieni per l'appunto di appuntamenti nelle agorà che sono ritornate, si potrebbe dire piene di pubblico, ma l'aggettivo pieno è detto veramente in senso relativo, ma in ogni modo si continua, si ricomincia. Molti festival ricominciano, ma c'è un festival che comincia il suo percorso. Noi siamo qui a raccontare l'inizio di questo percorso, molto felicemente, insieme con il suo direttore artistico, Marco Pautasso. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie per l'attenzione. E bentornato qui nel posto delle parole, Marco Pautasso, questa volta per raccontare una nuova realtà, un nuovo festival che tra poco andremo ad illustrare e si intitola Cuneiforme. Ecco, Cuneiforme, già il nome è qualcosa che identifica, ma in particolar modo lo identifica con la provincia di Cuneo. E in che modo, Marco Pautasso, questo nuovo festival si innesta nella provincia di Cuneo? Sì, il titolo rimanda a tante suggestioni e ci piaceva, come sempre non è mai facile trovare una titolazione che sia descrittiva, che possa declinare al meglio l'idea progettuale e soprattutto di un festival. Cuneiforum vorrei essere una rassegna multidisciplinare e diffusa nel territorio del cuneese e Cuneiforme già, come dire, rimanda immediatamente, come accennava, Cuneo al suo territorio. Ci piaceva anche perché il suffisso forme ci consente di richiamare le diverse discipline, espressioni artistiche che cercheremo di ospitare all'interno del festival. Ci piaceva anche l'idea del Cuneo, che è una macchina meccanica semplice che viene usata come fulcro di una leva e che comunque poi incide spesso e volentieri un materiale solido, perché l'ambizione, l'obiettivo, diciamolo pure chiaramente, è quello di essere incisivi, insomma di poter essere una rassegna che con un tema che verrà scelto volta a volta provi un po' a indagare la nostra complicata contemporaneità. E poi da ultimo, perché Cuneiforme, dico un'ovvietà, era la scrittura utilizzata dai Sumeri e poi degli Assiro-Babilonesi, era assolutamente a quel tempo innovativa, e ci piacerebbe che questo festival fosse percepito e raccontato un po' come un tentativo anche di innovare nell'ambito dei tanti festival che come dire, puntellano le nostre stagioni culturali. Perché è molto difficile, tra l'altro, creare un'identità, come già accennava Marco Pautasso, identità a un festival, perché il festival non è solamente un nome, una serie di date e una serie di incontri. Un festival rappresenta un progetto culturale, c'è un filo rosso. Parlava poco fa Marco Pautasso delle varie espressioni, le varie forme di stare sul palco, ma non solo. Ecco, e quali sono queste forme espressive? Ma non possiamo dimenticare da dove proveniamo, e quindi l'ambito teatrale non dico che sarà privilegiato, però certamente non dimenticheremo insomma tutto ciò che si è fatto in questi anni con un festival che in qualche modo è stato incubatore di Cuneiforme, cioè la fabbrica delle idee, e quindi ci sarà sicuramente un'attenzione alle proposte teatrali che in qualche modo poi ci possono ricondurre ai vari temi che anno per anno declineremo. Ci sarà la danza, ma ci saranno anche lezioni, ci saranno incontri, presentazioni di libri, forse non in questa prima edizione, ma speriamo di poter avere appuntamenti musicali e anche la possibilità, crescendo, di organizzare delle mostre fotografiche, delle installazioni. Insomma, vorremmo che un po' tutte le espressioni artistiche trovassero casa all'interno di questo nostro nuovo progetto. E andiamo a scoprire adesso il tema di questa prima edizione di Cuneiforme 2020. È un tema che gioca ancora sulle parole. Sì, devo dire che è un tema che è diventato, ai noi, ecco, particolarmente d'attualità. In realtà, quando l'avevamo pensato, purtroppo, ecco, non si parlava ancora di Covid, non si parlava ancora di pandemia. Il tema è relazioni, però relazioni giocando però sul doppio lemma, cioè sì relazioni, ma anche togliendo la L, reazioni. Abbiamo visto in questi mesi difficili di confinamento obbligato quanto siano importanti le relazioni. L'uomo, lo sappiamo, è un animale sociale, ma nel momento in cui le relazioni, i contatti, la quotidianità con l'altro
ci viene impedita, ecco, ci accorgiamo di come siamo mutilati. Allora questo tema è diventato, come dicevo, ancora più d'attualità, e ci piacerebbe, attraverso le tante cose che vedremo e che ovviamente non ci daranno delle risposte, ma probabilmente produrranno ulteriori domande, poter ragionare sulle tante relazioni che costellano un po' il nostro vivere, la nostra esistenza. Reazioni, perché certamente queste situazioni che sono impreviste, c'è chi dice che, insomma, che la vita non è azioni, è soprattutto reazioni, cioè quello che purtroppo ci accade non è mai prevedibile, e la vera qualità della vita delle persone è data da come si reagisce agli eventi che ti si pongono davanti nel percorso di vita esistenziale. Ed è così, ed è assolutamente così, abbiamo imparato a reagire, anche, diciamo la verità, anche queste forme di resistenza che la cultura sta portando avanti con questi festival, che, inutile negarlo, richiedono un surplus organizzativo difficile, particolarmente oneroso e faticoso, però ecco, rispondono anche proprio a un bisogno, che è il bisogno quello di mettersi, di andare oltre anche le difficoltà, di cercare di trovare, se possibile, anche nuove strade, e provare a immaginare una nuova normalità, ecco, non rassegnarsi e non sentirsi sconfitti purtroppo da un nemico che ha invaso le nostre vite, la nostra quotidianità, ma che non ci deve impedire di essere quello che siamo, cioè persone che hanno voglia di conoscere, di confrontarsi, di dialogare, e questo piccolo festival vuole un po' rispondere anche a queste esigenze. Marco Pautasso, poco fa le parole erano andare oltre, provare nuove strade. Si parte da un'esperienza straordinaria come la Fabbrica delle Idee, che tanto ha sedimentato nel corso del tempo e adesso sta nascendo cuneiforme. E qual è stato il cambio più sofferto tra queste due realtà? Non nascondo il fatto che parlare della Fabbrica delle Idee mi procura sempre un po' di dolore, perché forse l'ho già anche detto, anche in questa sede, che per noi era fortemente identitario, era un festival che raccontava molto dell'essere di Progetto Cantoregi. E purtroppo queste esperienze a volte finiscono, e questa purtroppo non per responsabilità nostra abbiamo dovuto chiuderla, però è stato anche, come dire, il trampolino di lancio per fare un ragionamento più ampio, per provare ad allargare anche il nostro bacino di utenza. Il festival era allocato prevalentemente a Racconigi, adesso l'obiettivo è quello anche di coinvolgere altri centri del Cuneese, e lo faremo grazie all'appoggio e al sostegno dell'Associazione Le Terre di Savoia, che raggruppa molti comuni, molte amministrazioni della provincia cosiddetta Granda. Perché si parte da Racconigi e i primi due comuni interessati sono per il momento Bra e Cavaller Maggiore. Questi sono i tre punti di riferimento di questa edizione. Di questa prima edizione è così, non posso nascondere il fatto che dovevano essere anche altri comuni, però purtroppo non tutti, con i loro spazi, incontri, con i loro teatri, sono pronti in questo momento, perché ovviamente le prescrizioni anti-Covid obbligano molti comuni a dover adeguare i propri spazi a queste normative, e non tutti sono pronti, ma contiamo con l'edizione 2021 poi di allargare ulteriormente il numero dei comuni coinvolti. No, dicevo, quello che ci piacerebbe che Cuneiforme mantenesse e portasse avanti dello spirito della Fabbrica delle Idee è quell'attenzione all'impegno civile e sociale, quella voglia di interrogarsi, come dicevo prima, di farsi tante domande, di non trovare risposte, di mettere un po' in discussione i nostri parametri cognitivi, di riferimento, insomma, cercare di mettere in moto curiosità, sensi, attenzione. Vorremmo che questo spirito, che quest'aria che si respirava spesso alla Fabbrica delle Idee potesse avere una sua continuità, una sua filiazione nel nuovo Cuneiforme. E si comincia sabato 26 settembre per terminare l'ultimo venerdì 27 novembre nell'ultimo appuntamento di Cuneiforme, quasi per dare un passaggio alla Fiera Piemontese dell'Editoria, che è lì da Racconigi, anzi a Cavaller Maggiore.
sì, è un altro dei nostri impegni, un po' più se tien, come suol dirsi. Questo però è anche molto bello, perché fa anche capire che un momento di difficoltà è mettersi insieme anche più realtà amministrative e più municipalità, crea un'identità anche di sintesi che credo possa anche raccontare molto bene quello che è il Cuneese, quello che è la provincia di Cuneo. E quindi insomma sono 8 appuntamenti, iniziamo con la relazione con il tempo che passa, che è una cosa sempre complicata da vivere, grazie a uno spettacolo, Favola di un'altra giovinezza, di Mutamento Zona Castaglia, sempre in ambito teatrale, invece grazie a Scena Verticale, il grande Saverio La Ruina, parleremo invece della relazione, del rapporto con il diverso, sempre complicato da viversi, grazie allo spettacolo bellissimo Mario e Salè. Parleremo poi dell'unica relazione, l'unico legame che non ci abbandona per tutta la vita, cioè quello della passione, l'amore per la propria squadra del cuore. Cambiamo moglie spesso, cambiamo paese, cambiamo lavoro, cambiamo spesso e volentieri anche opinione politica, ma la squadra del cuore non si cambia mai. E anche capire che cos'è che fa sì che ci si affidi, insomma, quasi in modo monoteistico a una squadra all'inizio della vita è una cosa interessante. Lo faremo con due storici come Aldo Agosti e Giovanni De Luna, approfittando di questo libro loro straordinario, che non è soltanto un libro calcistico, ma in realtà è la storia, attraverso la storia della Juventus, è la storia anche della rivoluzione industriale in Italia, è la storia anche di Torino e di tutto ciò che ha comportato e la Fiat e la squadra degli Agnelli, e quindi credo che sarà un appuntamento interessante. Parleremo poi delle relazioni affettive, quelle che un po' tutti ci riguardano, con Lella Costa che presenterà al Teatro Politeama di Bra Questione di Cuore, che è uno spettacolo tratto dalla Posta del Cuore di Natalia Aspesi, la rubrica che per tanti anni, per più di 30 anni, la nota giornalista ha tenuto sulle pagine del Venerdì di Repubblica. Avremo poi il Teatro Danza con Abbondanza e Bertoni, uno spettacolo meraviglioso che è La morte e la fanciulla, quindi la relazione con il mistero della vita e con la morte, partendo da un capolavoro straordinario che è il quartetto in re minore, La morte e la fanciulla di Schubert. E poi avremo Luca Mercalli che invece ci terrà una lezione, sempre del Teatro Politeama di Bra, sul nostro rapporto con la natura. Io credo che il confinamento obbligato abbia cambiato i nostri parametri di riferimento, ecco, rispetto alla natura. Forse saremo più attenti anche nella nostra vita quotidiana. Sicuramente è cambiata, il coronavirus ci ha aperto orizzonti diversi, ecco, e credo che Luca Mercalli sia in assoluto la persona più indicata a darci istruzioni su come comportarci per il futuro. Ancora al Teatro Danza, parleremo della relazione con se stesso, la scoperta di se stesso, il difficile equilibrio di coppia con una giovane compagnia, Bernabeu Covello, e poi abbiamo Nimes Meroi, che non ha bisogno di grandi presentazioni, perché è l'unica donna che ha scalato i 16-8.000 senza il supporto di un respiratore, e ci racconterà di questa relazione con la montagna che è diventata per lei, anche per il suo compagno, una sorta di filosofia di vita. Questo in sintesi è il programma di questa prima edizione di Cuneiforme. Il programma di Cuneiforme, che Il posto delle parole seguirà volta per volta. Intanto ringraziamo Marco Pautasso, direttore artistico e ideatore di Cuneiforme. Progetto Cantoregi, come sempre, è la firma che accompagna anche questo nuovo progetto culturale di Cuneiforme. Ma prima di salutarci, come sempre, Marco Pautasso, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? Ci pensavo poco fa, forse non ho mai parlato nelle interviste precedenti di libri di poesia, e adesso mi è capitato tra le mani questo libro di una poetessa che sto leggendo in modo massivo in questo periodo, che è Chandra Lidia Candiani, che penso molti conoscano come traduttrice di testi nella collana bianca di Einaudi è pubblicata. Precisamente, il libro non è recentissimo, perché quello, in realtà l'ultimo uscito è Fatti Vivo, però quello a cui sto leggendo è La bambina pugile, ovvero La precisione dell'amore, e c'è una poesia, se avete un ma minuto. Certo che la vogliamo, mi ha bruciato la domanda, la vogliamo ascoltare che è davvero straordinaria, e credo che racconti, è incredibile perché è stata scritta diversi anni fa, ma racconta come meglio non si potrebbe la nostra
il nostro oggi, ecco, il nostro quotidiano. Ve la leggo in un minuto, è abbastanza breve. La vita nuova arriva taciturna dentro la vecchia vita. Arriva come una morte, uno schianto, qualcuno che spintona così forte o un crollo. È una scrittura tanto precisa e netta da non lasciare dubbi, né sfumature di senso, eppure non dà direzioni né mete. La vita nuova irrompe come un vecchio che cade sul ghiaccio, un pensiero davanti a un muro, la sirena di un'ambulanza. Non ci sono feriti, né annunci di sciagura, solo noi da convincere a lasciar perdere il miraggio di una vita, di una via rettilinea, di un orizzonte, lasciarsi curvare, piegare la tenerezza delle ansie del destino. La vita nuova è come un grande tuono sbriciolato, poi a poco l'erba si china sotto la pioggia, la prende, la beve. Credo che raramente si sia spiegato il nostro presente con parole più compiute. Chandra Livia Candiani, dal libro La bambina pugile, ovvero La precisione dell'amore, e sono tutti quanti consigliati, da consigliare i libri di questa straordinaria creatrice di parole di saggezza. Grazie davvero Marco Pautasso. Grazie a voi come sempre per l'attenzione, grazie, a presto.